Ciao Marino! Ciao! Hai visto il messaggino che ti ho mandato? No! Guardaci! Cos'è? Andiamo a provare un GS! Ma io ho freddo! No! Adesso ti cambi e andiamo! No! Ciao ciao! È per il canale! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi andiamo a provare la nuova di casa BMW, la 1003 GS, cioè praticamente stiamo arrivando alle cilindrate delle auto. Ti senti pronta, Adele? No. Come no? Ha freddo, io questa cosa non la volevo fare. Ci sono solamente 13 gradi, cosa vuoi che sia? È la giornata perfetta per andare a provare una moto. Per fortuna che almeno il concessionario è nella bassa, così almeno ti guadagniamo qualche grado. Come vedete dalle informazioni, la nuova BMW 1003 GS, adesso non so il modello specifico che andremo a provare, ha ben 145 cavalli, pesa 237 kg e la sella è alta 85. C'è stato un netto miglioramento rispetto alla vecchia 1250, che Adele, quali erano le sue caratteristiche? Vediamo se hai studiato. Ah, allora, innanzitutto il modello precedente era più basso perché era 80 cm da terra. La sella è alta 80 cm, quindi diciamo hanno aumentato quel mezzo centimetro, che sì, non fa la differenza, ma comunque è sempre mezzo centimetro in più. L'altra pesava 250, quindi dei due l'hanno alleggerita questa. Esatto, quindi comunque c'è stato un netto miglioramento sul discorso peso, perché non è pesante quando la usi, ma è pesante nelle manovre da ferma, perché è già pesante la mia, che è piccolina, immagina questo bestione qua. E il vecchio modello quanti cavalli aveva? Il vecchio modello aveva 136 cavalli, quindi insomma questa è stata potenziata. 145 cavalli, cioè comunque praticamente non ti dico che arriviamo come la mia che ne ha 165, ma non dovrei sentire tutta questa gran differenza, anche perché essendo un bicilindrico e dovrebbe avere sempre il motore boxer, la spinta ai bassi si dovrebbe sentire molto di più rispetto che questa. Quindi adesso la andiamo a provare dal nostro buon concessionario dove abbiamo comprato la mia cara XR1000, Onorio Moto Correggio. È una concessionaria BMW molto professionale, mi sono trovato benissimo anche per il discorso tagliandi. Adesso maciniamo strada per arrivare a destinazione e ci vediamo direttamente dal concessionario. Siamo arrivati qui a Correggio. C'è un sacco di gente. Ah, è veramente molto pieno. Chissà se ci daranno mai la moto. Ah sì, infatti secondo me c'è un po' da aspettare, ma noi aspettiamo, non abbiamo problemi. C'è il buffet? Sì. Allora possiamo aspettare. Ma dovevamo fare qualche lavoretto a casa. Beh, lo facciamo dopo. Ah bene, allora a posto. Per una volta mi sono salvata e me la sono sgavagnata. Forse. Quindi adesso intanto andiamo dentro e vediamo anche tante altre moto. In attesa del GS 1003 abbiamo deciso di provare questo scooterone elettrico. Vado, eh? Ma come si fa? No. Che storia! Oddio, 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 oddio.
Ragazzi, questo è il futuro. Dovevamo provare un 1300 GS, ma in attesa ci siamo trovati a provare questo CE04 della BMW. Sembra di essere in Star Wars, cioè fa il rumore di una navicella spaziale. Per andare al lavoro non è male. Adesso in modalità eco noi glielo cambiamo e glielo mettiamo in dynamic, così che abbiamo più spinta. Ah, così al massimo fai il rumore del motore, perché qui non c'è. Praticamente frena da solo. In che senso? Perché col fatto che frena si rigenera le batterie. Non ha frizione, ha presa diretta. Si sente solo il vento. Ha impressione, amore, perché stiamo facendo tipo i 100 e non senti il rumore. Purtroppo per la BMW 1300 GS ci hanno detto che dobbiamo tornare alle 3:15 e quindi nel frattempo accomodiamo così, visto anche il bellissimo buffet che c'è, un sacco di persone con cui fare chiacchiere, il salone. Come ti senti dietro? No, comodissima. La sella per il passeggero è spaziosa, è larga e le pedaline sono comode anche per le gambe. È proprio la sensazione di essere su qualcosa che non è una moto, cioè. È anche agilissimo. Sì, molto. Guarda com'è agile. Buono. Mamma mia. Guarda, se fosse che dovessi abitare probabilmente tipo in centro a Bologna, in centro a Modena, potrebbe essere il mezzo giusto per spostarsi. La prima volta che passo di fianco ai carabinieri non ho paura di essere fermato. Adesso ci fermiamo a fare anche una piccola panoramica, così lo facciamo vedere da vicino. Ah, e adesso finalmente è arrivato il nostro turno. Tocchi? Ma insomma, la sella è veramente molto alta. Comoda, molto molto comoda. Mamma mia, le curve le fa praticamente da sola. Ma che cavolo! Che sensazione! Adesso ci colleghiamo ad Adele, così ci dà anche lei le sue sensazioni. Questa moto è veramente un drago. Abbiamo pochissimo tempo perché è la prova tipo di 15 minuti, quindi sarà un test ride veloce. Sella, abbiamo detto, alta ma stracomoda. Dietro com'è? Comodissima, sembra veramente un divano. L'agilità c'è. Ho provato una volta il 1250, ma vatti a ricordare le differenze. Mamma mia, le curve le fa completamente da solo. Veramente. È una moto da viaggio, cioè tu vuoi viaggiare? Bene. Allora prendi questa moto. Detto questo, la comodità, quindi anche a livello di posizione di guida, c'è tutta. Una cosa che mi piace veramente molto rispetto al 1250 è che finalmente hanno riempito qui intorno. Quando ho provato il 1250 era completamente vuoto, cioè sembrava di girare, boh, non so, con degli stecchi. Questa invece è, diciamo, è più piena, è più compatta. C'è anche la sella riscaldata, non so se la tua anche è riscaldata. Sì, sì. Sta calda anche la tua? Sì. Cambio elettronico, è in salita e in discesa. 145 cavalli avevano detto? Cioè, praticamente, secondo me, più di così faresti fatica a chiedere ad una moto da viaggio. Ecco, figurati se non ci sono la polizia, dopo ci fermano, sta da vedere, Vediamo come si comporta a fare questa rotonda qua. Seconda. C'è la sensazione che vada giù da sola. Falla ancora. Un'altra rotonda? Sì. Perché? Oh. Ti diverte? Sì. Ti senti sicura? Sì, molto.
anche due belle maniglie con una buona presa dietro. Ah, bene. Motore boxer da 1.300, quindi abbiamo aumentato dal 1.250 al 1.300. Abbiamo hanno aumentato. Adesso ci fermiamo che così la vediamo da vicino. Velocissimamente, è molto comoda, molto agile, classico motore boxer, però questa volta da 1.300, 145 cavalli, è tutto quello che serve per poter viaggiare. Sella riscaldata, manopole riscaldate, scarico a Krapovic, full optional praticamente. Il prezzo mi pare di aver visto che parte la base dai 21 o 22, qualcosa del genere. Per quello che ho speso io per la mia, è una moto che ha uno stile di guida diciamo un po' più rilassato, ma sicuramente può dare la paga a molte sportive. Detto questo, vi ricordo di lasciare un commento, un like, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!